Ultimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del piano di zona. A questo proposito, diciamo che non entriamo nel dettaglio, se non magari colleghi vogliono delle delucidazioni. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare il lavoro, la disponibilità dell'assessore Franzoni e Francesca e di Gianni Gabriella che hanno partecipato alle riunioni propedeutiche alla costruzione del piano di zona. Il piano di zona è un grosso contenitore che ovviamente cambia a seconda delle risorse economiche che la comunità può mettere a disposizione. Riguardando il sociale, purtroppo, come ragionavamo anche prima, è uno dei settori in cui ci sono sempre i primi tagli. Ovviamente però è stato costruito insieme all'Unione degli Antichi Borghi e mi sembra che quello che noi avevamo suggerito sia stato inserito in toto. Tra l'altro, grazie anche all'Unione degli Antichi Borghi, diciamo che la nostra voce viene anche ascoltata e crea anche un certo scompiglio qualche volta all'interno della comunità, perché comunque, volenti o nolenti, rappresentiamo 7 comuni su 41 e un certo numero di abitanti. Siccome qua dopo il peso lo fanno i numeri, qualcosina variamo e abbiamo fatto anche sentire la nostra voce attraverso la Gabriella e attraverso la Franca. Dunque questo non dico che è un traguardo, un risultato, però è un tracciare una via, un indirizzo verso anche un settore sociale che non sempre, magari, viene sempre tenuto in così tanta considerazione. Tra l'altro, mi sembra di capire che anche il nostro delegato all'interno dell'Assemblea, la Susanna Melotti, sia una molto determinata e bella tosta che ha fatto anche arrabbiare, per non dir di peggio, qualcuno dell'azienda territoriale e dell'ufficio di piano della comunità montana. Dunque questo diciamo, è un modo giusto, diciamo, per operare. Vi chiedo sempre di non far mai mancare il vostro apporto e di portare tutto il contributo che state dando e per quanto possibile dare, insomma, a queste dimensioni che comunque non sempre abbiamo sott'occhio perché magari il problema non lo vediamo di persona e perché magari tante volte, permettetemi, pensiamo a un buco o un marciapiede, a un buco sulla strada o un marciapiede da asfaltare o da sistemare, molte volte il disagio personale di alcune famiglie o di alcune situazioni non lo vediamo. Sì, E vorrei questo. dire che spesso volentieri quando si fa per il sociale, per l'esercizio, c'è una ricaduta su tutta la popolazione, quindi non è limitato a quella fascia di No, no, io la ecco. ricaduta poi è comunque su tutta la popolazione. Sempre, dopo non parlo più veramente, secondo me come amministrazione, grazie anche al contributo delle due persone che citavo prima, anche in comune di Osimo sta cambiando qualcosa e è sottolineato anche dalla partecipazione, ma non dico solo personale a lavorare, anche economica di alcuni operatori che per esempio a seguito del progetto del verde all'interno del comune di Ossimo, sponsorizzano anche l'acquisto di fiori piuttosto che piantine, piuttosto che sistemazioni di piccoli angoli di Ossimo fatti dal gruppo Insuperabili, che vive a volte o meno momenti di picco, momenti di. Ma come tutte le cose. Però questo vuol dire che la sensibilità delle persone in qualche modo viene toccata. E io non ho mai visto così tanta partecipazione da parte di operatori privati all'avvenimento di Osimo come in questo periodo. E questo, oltre che farci, scusatemi se sono meschino, comodo a livello economico, è anche bello a livello sociale. E questo dunque va un grosso applauso all'iniziativa. Tra l'altro,
mi viene aggiunto, è vero, questo qua è un momento di grave crisi, soprattutto economica, no? Però secondo me proprio in questi momenti dove è più forte la crisi economica, per cui tutti dovrebbero tagliare tutto quello che non riguarda l'economia spicciola, la sopravvivenza, invece ci sono delle cose che fanno proprio parte della civiltà di un popolo, di una comunità, e quello di guardare comunque alle persone anche nei momenti in cui si ha difficoltà a farlo, cioè si sarebbe tentati di lasciar perdere tutte le cose. Invece anzi è proprio la cosa più importante, la cosa che ci distingue, diciamo, rispetto a situazioni, voglio entrare nel retorico, ma è proprio una questione di civiltà, di qualità della vita, insomma. Ok, se non vi sono osservazioni favorevoli, di mettersi tutti in favorevoli, grazie a voi tutti.